Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono un'insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche e in questo video vi parlerò dei 13 passi per ascendere, ossia per elevarsi alla quinta dimensione, chiamata anche nuova terra. Allora, prima di tutto spieghiamo cosa significa ascensione, che cosa significa passare dalla terza alla quinta dimensione. La parola ascensione sta a significare elevazione, quindi un'elevazione non solo spirituale, quindi il lavoro spirituale che ogni operatore della luce, che ogni persona sta facendo dentro di sé affinché possa avvenire questo passaggio dimensionale, quindi un vero e proprio una vera e propria trasformazione alchemica, la trasformazione del piombo in oro. È proprio questo che avviene dentro la persona, no? Quando ascende dalla terza alla quinta dimensione. Cosa significa? Allora, la terza dimensione è una dimensione materiale, la dimensione dove vive la maggior parte dell'umanità, anzi ancora tutti stiamo vivendo nella terza dimensione, perché fisicamente noi siamo in una dimensione caotica, ok? Dove esiste l'entropia. Entropia sta a significare che tutto tende al disordine, ok? Mentre la quinta dimensione, tutto è amore, tutto è armonico e quindi non esiste il disordine. Ordine. Quindi è una dimensione, come dire, paradisiaca, dove l'ego non esiste, dove l'odio non esiste, dove la paura non esiste, dove esiste solo amore. Ok, questa trasformazione dimensionale deve avvenire prima all'interno, ok? Quindi deve avvenire attraverso l'ascensione, il processo di ascensione, di trasformazione che deve avvenire dentro di noi. E poi andremo a vedere i punti, come arrivare a questo, per poi ciò che è dentro e fuori, così dentro, così fuori. Quindi quando noi avremo raggiunto totalmente, completamente, il massimo potenziale, di ascensione, allora noi riusciremo a vivere, a vedere e a raggiungere la quinta dimensione. Sono tante persone dicono di essere in quinta dimensione. Andiamo a vedere i punti, così noi possiamo riconoscere se stiamo vibrando nella quinta dimensione, ma ancora non ci siamo, perché se no noi vivremo nella cosiddetta nuova terra. In realtà ancora le dimensioni coesistono contemporaneamente. Ci sarà una vera e propria scissione tra la terza e la quinta. Il modo in cui avverrà non lo sappiamo, molte sono le ipotesi, ma per quanto mi riguarda, essendo io una messaggera dell'Arcangelo Michele, io ho visto veramente un mondo di solo amore, di sola pace, ma è questo mondo, non andiamo in un altro pianeta, va bene? E le persone che non faranno la scelta di ascendere, non so in che a livello, io ve lo posso spiegare a livello energetico, essendoci una scissione, mentre ancora le realtà coesistono, quindi è possibile che io possa interagire con persone della 3D, ma nel momento stesso in cui io ascendo nella quinta, non ho più legami energetici e karmici con la 3D, quindi non mi possono capitare eventi negativi, non mi possono capitare esperienze negative. Inizierò a incontrare, a connettermi con anime e persone della mia stessa frequenza, del mio stesso mindset, della mia stessa vibrazione, e questo già sta iniziando ad avvenire. Anche se in realtà ancora non siamo tutti in questa frequenza, va bene? Noi riusciamo ad accedervi, soprattutto coloro che stanno facendo il percorso del lavoro su di sé. Il lavoro su di sé è fondamentale per ascendere. Ma come? Cosa significa ascendere? Che devo
elevarmi, cioè esco dal corpo e vado nella quinta dimensione come un ascensore? No, il lavoro, il processo alchemico arriva, viene fatto all'interno. Ok, la 3D è quindi la realtà dove tutti viviamo contemporaneamente, va bene? Quindi un mondo che tende al caos, al disordine, secondo l'entropia, mentre la 5D sarebbe una dimensione dove tutto è armonico, dove tutto è amore. Come posso io passare dalla terza alla quinta? Allora è fondamentale aprire il portale della quarta dimensione. Ecco, molte persone in questo momento stanno vibrando in quarta dimensione, ossia la dimensione del cuore. Quindi il portale che apre la connessione dalla terza alla quinta, quindi questo passaggio di elevazione dalla terza alla quinta arriva attraverso il cuore. Ma come? Ci vuole un cuore aperto, aperto all'amore, all'amore incondizionato, un amore puro, un amore animico, un amore superiore, quindi non un amore terreno 3D, molto egoico. Stiamo parlando di un amore divino, è l'incontro della divinità con la parte umana attraverso il cuore. Ma per aprire il nostro sacro cuore, la chiave è il perdono. Quindi il primo passaggio per ascendere alla quinta dimensione è il perdono. Il processo del perdono è fondamentale per guarire le ferite della nostra anima che riguarda questa vita e le altre vite. È fondamentale perdonare. Attraverso il perdono noi ascendiamo, noi entriamo dentro di noi, noi diventiamo anima e corpo insieme, c'è una fusione, la nostra parte umana e la nostra parte divina si integrano completamente, quindi riusciamo a vivere completamente nell'anima, seguendo lo scopo divino della nostra anima, ok? Completamente fuori dall'ego, significa non cadere nelle tentazioni, non cadere nel giudizio, non cadere nelle dipendenze. Infatti poi andremo a vedere punto per punto, quindi il primo passo è quello di perdonare, perdonare noi stessi, perdonare la vita, perdonare il passato. Ho già parlato in altri video del perdono, ricordiamoci che il perdono è la guarigione del nostro cuore, è un atto d'amore per noi stessi e per l'intera umanità. Perdonare non significa accettare, o meglio, significa accettare il passato, ma non significa accettare che è giusto o sbagliato quello che è accaduto e basta, il passato è finito. Qualunque cosa ci possa essere capitata, anche di grave, è importante perdonare, perché perdonare ci aiuta a guarire nell'anima, nel corpo, nelle emozioni, in tutti i livelli. Per accedere alla quinta dimensione noi dobbiamo essere amore. L'unico modo per accedere all'amore è il passaggio attraverso il processo del perdono. Questo è fondamentale, ok? Ricordiamoci che poi ci sono altre cose di cui parleremo, affinché non ci capitino più delle circostanze negative, affinché non dobbiamo più subire un karma che non ci appartiene più, perché magari è un qualcosa che riguarda altre vite, riguarda la famiglia e addirittura gli antenati. Noi possiamo tagliare le corde con tutte queste cose e andremo a vederlo mano a mano. Quindi quello che ci è capitato fino ad oggi è perché noi eravamo inconsapevoli. Alle volte anche delle esperienze molto forti ci servono per risvegliare l'anima, ok? Quindi per elevarci, se tu stai facendo un percorso spirituale, se tu vuoi capire quali sono i passi dell'ascensione, sappi che uno dei passaggi fondamentali è aprire attraverso il perdono, quindi la chiave che apre la porta, ossia il portale del cuore per ascendere alla quinta dimensione. Ok? Quindi è possibile vivere in quinta dimensione oggi, è possibile accedere in quinta dimensione.
Ci sono magari persone che sono già completamente in quinta dimensione, sono persone comunque molto elevate spiritualmente, persone molto molto illuminate. Io stessa sono nel percorso in cui accedo per la maggior parte del tempo alla quinta, ma comunque vivo contemporaneamente in due mondi che, come dire, si intersecano contemporaneamente. Personalmente sono ancora in evoluzione, sono ancora in transizione, ok? Quindi abbiamo parlato del perdono. Secondo passo è fondamentale, ok? Uscire dall'ego. Cos'è l'ego? L'ego è la personalità costruita da una società, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti che ci hanno insegnato delle cose e non tutte queste cose sono realtà, non tutte queste cose sono la nostra vera identità. Alle volte noi viviamo nella proiezione di come i nostri genitori ci vorrebbero, di come la società ci vorrebbe, di come il nostro partner ci vorrebbe o di come noi vorremmo essere, ma non siamo veramente. Questa è una maschera e la maschera dell'ego deve essere trascesa. Può essere una maschera di protezione, ma è una finta protezione. Quindi questa maschera deve essere levata affinché possa venire fuori la nostra vera natura dell'anima, ok? Quindi praticamente il secondo passo è quello di uscire dall'ego. Per uscire dall'ego bisogna uscire dal giudizio e dalla paura, va bene? E quindi trascendere questa maschera, questa personalità. Le paure sono nostre e alle volte noi le ereditiamo dai nostri parenti, dai nostri antenati, le abbiamo, come si dice, nel DNA, o addirittura assorbiamo i pesi degli altri. Alle volte abbiamo delle paure irrazionali che non sono nemmeno le nostre. È molto importante fare un lavoro su di sé per trascendere queste paure. Per poter ascendere, elevarsi alla quinta dimensione, bisogna eliminare almeno il 90% di tutte le nostre paure, consce, subconsce e inconsce. Uno strumento potentissimo che io vi consiglio di prendere in considerazione è il Logos Healing. Cercate Logos Healing su YouTube, dove io spiego veramente nello specifico di che cosa si tratta. Potete guardare qui su nel video e vi allego, adesso me lo segno e vi allegherò un video su Logos Healing, va bene? Ok, quindi uscire dalla paura è fondamentale. 90% delle paure noi trascendiamo l'ego. Ancora, uscire dal giudizio di noi stessi e delle altre persone. Ricordiamoci che esistono due forme di ego della personalità, un ego superior e un ego inferior. L'ego superior è quando io mi vedo al di sopra degli altri, quando io credo di essere meglio degli altri o voglio apparire meglio degli altri, quando per me sono importanti solo le cose per appartenere a un gruppo, per mostrare agli altri quanto valgo, per far vedere chi sono. Ecco, questa è una forma di ego, l'anima evoluta, l'anima risvegliata, l'anima che sta trascendendo l'ego, che ha trasceso l'ego, non ha bisogno di dimostrare nulla, il suo valore viene irradiato all'esterno, ma non spinge la persona perché questo avvenga, avviene spontaneamente. Quindi c'è un velo sottile che separa l'ego superior dalla persona che comunque magari ha un successo spontaneo, è una persona che è allineata, è una persona che ha valore, lo ha veramente, lo trasmette a 360 gradi, ok? Invece l'ego inferior è quando la persona si svaluta, si sminuisce, non ha autostima. L'autostima non è ego. Autostima significa avere amore per se stessi, ok? Chi non ha autostima, chi ha la stima sotto i piedi, voglio dire, chi proprio non si ama, non si accetta, non si vuole bene, questa è una forma di ego inferior. Molti operatori della luce hanno una forma di ego inferior, in quanto nelle vite precedenti hanno trasceso l'ego superior.
In questa vita devono imparare a trascendere l'ego inferiore perché devono imparare ad amare se stessi. La base è amore, ok? Quindi trascendere la personalità, trascendere l'ego superior, inferior, il giudizio di noi stessi e infine il giudizio degli altri. Il giudizio degli altri, smettere di criticare, c'è una grande distinzione, va bene? In quanto c'è una bella differenza tra giudicare e discernere il giusto dal falso. Il giudicare significa criticare, aggredire, un'energia di aggressione e un'energia di forte giudizio nei confronti di te stesso, di te stessa o nei confronti dell'esterno. Questo abbassa le frequenze, questo fa cadere nell'ego. Il discernimento invece ti consente di discernere quando una persona è giusta per te, quando un ambiente è giusto per te, quando un lavoro è giusto per te. Non c'è bisogno di criticare, di fare l'analisi di tutte le persone che non vanno bene perché non vanno bene. Si può esternare, si può portare verità, ma non c'è bisogno di concentrarsi su tutte le cose negative perché queste abbassano le frequenze, fanno cadere nel criticismo, nel giudicare e nell'ego. Quindi questo ego deve essere trasceso. Il discernimento invece è un valore superiore, è un valore che deve essere sviluppato, è molto importante in questi tempi di transizione e di ascensione discernere il vero dal falso, il giusto per me e ciò che non serve il mio massimo bene. Va bene che non è detto che sia sbagliato, ma non è giusto per me. Questo non è giudizio, questo è discernimento, ok? Ancora, quindi abbiamo visto l'uscire dalla paura, abbiamo visto, ora abbiamo un'altra caratteristica, quindi non aggressività, l'aggressività fa parte dell'ego, bisogna essere assertivi, quindi bisogna sempre dire la verità, ma bisogna sempre farlo con amore, in quanto l'assertività è un'ottava superiore rispetto all'aggressività. L'aggressività è una componente egoica, ok? Quindi è molto importante non essere gentili, amorevoli, ma forti, coraggiosi e assertivi. Sono delle componenti che possono essere integrate, fanno parte dell'anima. L'anima è coraggiosa, l'anima è forte, l'anima è potente, l'anima è assertiva. Perché una persona allineata all'amore, alla verità, alla saggezza e all'integrità non ha paura di parlare, non ha paura di esternare il messaggio dell'anima, ok? Perché ha trasceso le paure per un 90% o un 100%. Ok, abbiamo ancora. Ho perso i numeri, però sono in tutto sono 13 principi fondamentali, 13 passi fondamentali per ascendere, ok? Abbiamo ancora uscire dal sangue. Allora, io ho voluto chiamarlo così perché è molto importante comprendere che per ascendere in una dimensione superiore è fondamentale fare una dieta di tipo vegetale, vegetale, e quindi bisogna smettere di mangiare gli animali, compresi i pesci, comprese le uova, compreso il latte, perché dietro la produzione di questi alimenti c'è il dolore degli animali e gli animali sono anime come noi, sono i nostri fratelli e sorelle di altre specie. Gli onnivori mangiano gli animali, oltretutto mangiano soprattutto i cuccioli di questi animali, ok? Dal punto di vista spirituale, questo deve essere trasceso. Se no, noi rimarremo sempre ancorati nel dolore. Allora, prima di tutto,
Mangiare questi alimenti causa dolore a chi? A questi animali, ai nostri fratelli, perché sono fratelli e sorelle di altre specie, come ho detto prima, che hanno come noi il sangue che scorre nelle vene. Ok? Quindi, per chi non comprende questi concetti, può entrare in preghiera, può entrare in meditazione, chiedere al sé superiore, ai propri angeli, all'arcangelo Michele di aiutarvi a capire se quello che state sentendo attraverso di me è reale, è vero. Questo mi è stato detto personalmente dall'arcangelo Michele quando mi disse diventa la guarigione, cioè per poter ascendere a questa nuova terra, perché il mio progetto è quello di accedere alla nuova terra, in altre parole significa accedere alla quinta dimensione, è proprio quello di essere amore, quindi non causare dolore o morte ad altri esseri, ma soprattutto mangiare cibi come carne, pesce, uova, latte, che hanno causato dolore e sofferenza e la morte di altri esseri, mettiamo nelle nostre cellule la sofferenza di questi esseri, va bene? Quindi crea nel nostro corpo anche adrenalina, crea nel nostro corpo emozioni di rabbia, di paura. E invece mangiare cibi amorevoli come frutta e verdura che non hanno il sangue, non appartengono alla nostra specie, la natura ce li offre come i frutti, perché voglio dire le melanzane, le zucchine, i peperoni, le mele, le pere, sono i cibi naturali che Madre Terra offre a noi esseri umani. Ok? Il ritorno al naturale. Chi già sta facendo questo sta diventando più intuitivo, più intuitiva, più meno arrabbiato, più nella gioia. È normale perché questi cibi ci aiutano a connetterci con la nostra anima, perché questi cibi non sono densi come la carne e il pesce, ok? Per quanto riguarda le uova, per quanto riguarda il latte, qua non stiamo parlando di un po' di latte che viene preso dagli animali, che poi quando una persona si disintossica non ha più bisogno di mangiarlo, però se gli animali lo avessero anche offerto in maniera spontanea, io non ci vedo niente di trascendentale, però è anche vero che l'essere umano abusa degli animali, perché cioè, ragazzi, non vi voglio fare qui una lezione di veganesimo, però bisogna informarsi, ok? Come vengono trattati gli animali per produrre latte, uova e formaggi e così via. Gli animali vengono sfruttati, alle mamme vengono tolti i cuccioli. Ok, questi cuccioli sono poi destinati al macello, quindi queste mamme non fanno altro che rimanere incinta più volte, più volte, più volte solo per nutrire noi col loro latte che dovrebbe essere destinato ai loro cuccioli. Quindi è veramente dal punto di vista, se voi uscite all'esterno di quello che vi raccontano, se voi guardate con gli occhi di Dio, come osservatori, vi rendete conto che dietro la produzione di questo cibo c'è violenza. Se Dio, cioè se l'essere umano avesse collaborato con gli animali, io credo che non ci sarebbe tutto questo, ma purtroppo non è così, ok? Va bene, poi non entro nei particolari, nello specifico, però il concetto è non nutrirsi del sangue di altri esseri, quindi gli animali, i pesci. Chi sta facendo il lavoro spirituale non giudicherà quello che dico. Se ti senti offeso, se ti senti offesa, ti consiglio di lasciare andare. Di lasciare andare perché da parte mia non c'è alcun giudizio, è un passaggio ascensionale. È anche vero che ci sono persone che hanno avuto questo passaggio e stanno avendo questo passaggio in maniera molto molto veloce. E finché l'amore divino ci dà il tempo di prenderci i nostri tempi, benedetto sia, però arriverà un giorno in cui le persone
a qualche livello energeticamente saranno un po' costrette ad accelerare il processo evolutivo. Questo è accaduto a me nel 2009, quando ho avuto il risveglio spirituale, questi passaggi, questo riallineamento, questa chiamata dell'anima era talmente forte che ho dovuto accelerare il mio processo evolutivo. Io questo video lo sto facendo proprio per aiutarvi a prendere consapevolezza, a capire quali sono i passaggi. Va bene, ok. Quindi abbiamo detto uscire dal sangue, uscire dalla paura, uscire dalle dipendenze. Quindi una dipendenza può essere alimentare, quindi anche da carne, da latte, da latticini, da pesce. Un consiglio che vi posso dare è quello di chiedere aiuto agli angeli, all'arcangelo Michele, di aiutarvi ad uscire da queste dipendenze. Vi posso garantire che gli aiuti ci sono. Quando io ho smesso di mangiare la carne, e poi per smettere di mangiare il pesce e i formaggi ho pregato e la preghiera all'Arcangelo Michele e agli angeli mi è servita per smettere di mangiare questi cibi. Però dipendenze possono essere anche dipendenze da sesso, persone che hanno proprio la dipendenza di vivere esperienze sessuali occasionali. Ecco, spiritualmente parlando, questo non fa bene alla vostra energia. Ricordiamoci che un'unione sessuale dovrebbe essere sacra in nome dell'amore, non c'è giudizio, è un discorso energetico che se io vado, mi unisco sessualmente a una persona che magari neanche conosco o con cui mi diverto, tra virgolette, l'unione non è solo sessuale occasionale, poi ognuno va a casa sua, ma esiste l'entanglement. E se voi non sapete cos'è l'entanglement, è in fisica quantistica, viene spiegato molto bene, rimani connesso con quella persona per almeno 7 anni, cioè psicologicamente, energeticamente, siamo uniti a qualche livello con tutte le persone con cui ci uniamo sessualmente, quindi possiamo sentire a distanza, per chi è sensibile come me, per carità, si possono sentire le emozioni dell'altra persona, insomma, non è molto più la rabbia, e magari ci arrabbiamo e non sappiamo perché siamo arrabbiati, e magari è proprio un discorso di entanglement. Se non mi credete, andate a studiare un po' di fisica quantistica che spiega cos'è l'entanglement. Ve lo spiego in parole semplici, noi siamo tutti connessi, ma l'unione sessuale unisce in entanglement le persone, quindi questa connessione non è solo nel corpo fisico e basta, ma avviene in tantissimi livelli, in tutti i nostri corpi. Quindi bisogna veramente essere puliti energeticamente per ascendere. Però a prescindere da questo entanglement, è proprio un discorso, l'energia sessuale in allineamento all'amore consente alla nostra creatività di esprimersi, quindi noi possiamo esprimerci come anime quando viviamo una sessualità di tipo sacro. E naturalmente, non lo dico io, le persone che stanno facendo questo percorso spirituale sentono l'esigenza di avere relazioni superiori nel piano del cuore, nel piano dell'anima, quindi un amore sacro. Ecco perché dico che molte persone in ascensione ora si trovano nel livello, nel piano del cuore, va bene? Perché stanno cercando relazioni più elevate, perché non vogliono più relazioni occasionali e perché si stanno riallineando all'amore, stanno cercando il vero amore, un amore in tutti i livelli, ok? Dipendenza da droghe, da alcol e altri tipi di dipendenza, anche la dipendenza di criticare, ad esempio, o la dipendenza dalla televisione, dai cellulari, dalla tecnologia, devono essere trascese. Ok? Equilibrare il dare e il ricevere. Allora, molti considerati operatori della luce sono più nel dare, ok? Nel senso che offrono il proprio aiuto, aiutano i genitori, aiutano i fratelli, le sorelle, gli amici, il fidanzato, fanno dei lavori, magari l'infermiera, l'insegnante, piuttosto che operatore di luce come guaritore, come facilitatore della guarigione, dare.
dare, dare, non chiedono mai niente, magari non chiedono soldi abbastanza, hanno paura di farsi pagare nel modo giusto, oppure sono chiusi al ricevere, non sono in grado di sentire l'amore degli altri, anche se magari lo ricevono, o magari sono un po' freddi e distaccati e non sanno donare l'amore, o danno troppo e non sanno riceverlo. Quindi ci sono degli squilibri tra il dare e il ricevere. Quindi se c'è un eccesso nel dare, è importante aprirsi a ricevere. Quindi per gli operatori di luce anche aprirsi all'abbondanza, aprirsi all'energia monetaria. Nella quinta dimensione, se non esisterà l'energia monetaria, ci sarà un'altra moneta di scambio, o ci sarà uno scambio tra il dare e il ricevere. Qua non bisogna demonizzare l'energia monetaria, cari operatori della luce. Questo è un fattore fondamentale che mi ha spiegato l'Arcangelo Michele. È vero che molti potenti, egoici, egoisti e malvagi sono molto ricchi, ma non vuol dire che tutti i ricchi sono malvagi e demoniaci, voglio dire. Ci sono anche tante persone povere e malvagie. Quindi l'amore è nel ricco e nel povero. Dipende da come tu usi questa energia, un'energia neutrale. Come la usi? Tutte le energie devono essere in equilibrio per ascendere in quinta dimensione. Quindi il dare, dare, aiutare, ma anche darsi, darsi. Cioè io merito di ricevere, io merito amore, io merito abbondanza. Quindi aprirsi al ricevere. Oppure alcuni sono troppo nel ricevere e pretendono di ricevere sempre di più e non danno niente. Non sanno amare, non sanno coccolare, non sanno aiutare, non sanno o non vogliono. E sono nell'ego perché non sanno dare. Però non è solo, non sono solo loro nell'ego perché non sanno dare. Siete anche voi nell'ego se non sapete ricevere. Quindi un equilibrio tra dare e ricevere in un interscambio di luce e di amore. L'intero universo è in perfetto equilibrio nel dare e nel ricevere. Ok? Nella nuova Terra, nella quinta dimensione, sarà tutto già perfetto perché vibreremo in perfetto equilibrio, ma ci dobbiamo allenare a quell'equilibrio perché se tu dalla terza dimensione passassi alla quinta saresti fulminato e non ce la faresti neanche perché sei troppo ego, ok? È tutta una costruzione distorta, è una maschera perché quando tu sei nell'anima inizi ad avere compassione, non c'è bisogno di ascoltare un mio video o altri 10.000 video che parlano di questo, nel senso che questo è di aiuto assolutamente a tutti, però voglio dire, non c'è quello che intendo io, non c'è bisogno di sentire me che ti dico che, non che in quinta dimensione non ci nutriremo di carne, perché la compassione del tuo cuore, il dolore per la sofferenza degli animali, è quello che inizierai a sentire quando inizierai ad ascendere. E molto, molti, molti esseri umani in ascensione sono diventati animalisti, vegani, spietati, nel senso buono del termine, che vogliono salvare gli animali. Cioè che veramente hanno preso come causa primaria quella di salvare la razza animale e verranno tutti premiati in nome dell'amore, coloro che seguiranno la via dell'amore, perché anche nei vegani ci sono persone troppo aggressive, anche loro, anche lì dovranno trascendere l'ego se sono nel percorso di ascensione, ma sono sicura che tutti ci arrivano per intuizione, per evoluzione, ok? Va bene. Ok, quindi uscire dalle dipendenze, equilibrare il dare e il ricevere, abbiamo ancora lo scioglimento dei voti, ok? Lo scioglimento dei voti di povertà, di castità, di privazione, di limitazione all'abbondanza che possiamo aver creato in questa vita o nelle altre vite. E anche in altri piani e pianeti, se sei un'anima antica che ha vissuto e ha avuto altre esperienze, ok? E questi voti devono essere sciolti ora, per sempre e per l'eternità, va
Va bene, è molto importante, per questo io quello che consiglio vivamente alle persone è quello di recitare il processo di liberazione. Io ho scritto questa preghiera nel 2016 per liberarmi da cose che mi portavo da altre vite, da attacchi che ricevevo dalle forze opposte e anche da tutti i voti, i patti e gli accordi che posso aver fatto perché magari credevo in una religione particolare, magari potrei essere un'ex suora, un ex sacerdote o sacerdotessa. Ecco, questi devono essere liberati in maniera tale che tu sei un canale pulito, sei un tutt'uno con l'amore, ti apri a ricevere abbondanza, a donare e a ricevere. Questo ti consente di essere un canale libero, libera di elevarti, va bene? Poi un'altra cosa molto importante è anche quella di tagliare le corde con relazioni e ambienti tossici. Molte persone che si stanno elevando devono imparare a liberarsi dalle persone che vi stanno rallentando, dalle persone che vi stanno schiacciando, opprimendo, che vi impediscono di esprimere la vostra vera personalità, ossia intesa come espressione creativa della vostra anima. Quelle persone che non gioiscono quando voi vi realizzate, quelle persone che non sono felici per i vostri risultati o per il vostro percorso spirituale. L'anima in ascensione arriva a un certo livello che non riesce più a fermarsi e quindi o gli altri si elevano con lei o almeno hanno rispetto, ok? Oppure devono essere fisicamente lasciati andare, se no vi schiacceranno e vi portano in basso e vi possono far creare veramente tanta sofferenza, dolore e per le persone molto empatiche e sensibili, questo è veramente non solo un freno per la vostra ascensione, ma vi può far male alla salute mentale, emozionale, spirituale e fisica. Quindi per la vostra salute in tutti i livelli, tagliare le corde energetiche e anche fisiche con persone, con ambienti, con lavori che non servono il vostro massimo bene, è fondamentale per il vostro percorso di riallineamento con la vostra anima. Molte persone è possibile che cambieranno lavoro, che cambieranno città, che cambieranno compagnie, che cambieranno gusti, che smetteranno di guardare la televisione e inizieranno a guardare percorsi spirituali, inizieranno a frequentare dei seminari, dei percorsi formativi di ascensione e così via. Ok? Poi ci sono gli ultimi tre fattori fondamentali che io insegno in quasi tutti i miei video e voglio consigliare a ogni singolo operatore di luce, a ogni persona che sta ascendendo in quinta dimensione, in quanto ancora sei nella 3D. Ricordatelo bene, anche se sei molto elevato, più ti elevi e sei nell'amore e più senti il dolore della 3D. Quindi voglio dire, in una 3D dove vediamo guerra, dove vediamo ipocrisia, dove vediamo delle cose che veramente sono assurde, dopo un periodo di pandemia, ecco, una persona molto elevata e saggia, ma una persona che sta transitando in questo processo di saggezza, che non vuol dire indifferenza, perché chi è indifferente è nell'ego, ok? Saggezza vuol dire osservare, pregare, perdonare, benedire, illuminare. Indifferenza significa io faccio la mia vita e me ne frego di tutto e di tutti, tanto non mi tocca personalmente. Ma le anime empatiche in quel processo, in quel percorso, soffrono per gli altri, quindi soffrono per gli animali, soffrono per la madre terra, soffrono per le anime che stanno soffrendo, per i bambini, per la guerra, per la pandemia, per tutte queste cose che stanno accadendo nel mondo. Un'anima in evoluzione, in elevazione, in ascensione, che in più è empatica, questo crea molto dolore. Ecco, questo dolore può essere liberato, nel senso che non ti serve soffrire e prenderti i pesi dell'umanità. Questo non ti serve, non ne hai bisogno.
bisogno, ok? Quindi io consiglio vivamente a ogni anima in evoluzione, in ascensione, di fare queste tre preghiere. Le ho scritte io per la mia persona e le ho offerte gratuitamente per aiutare il maggior numero di persone possibili. Io lavoro con l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele aiuta le anime in ascensione, aiuta le anime in evoluzione a proteggersi, a liberarsi e a purificarsi per rimanere integri nel vostro pieno potere, radicare la vostra energia senza uscire dal corpo, senza andare in trance, senza avere esperienze che non sono spirituali, possono accadere nel percorso di ascensione perché l'anima quando si risveglia riattiva il DNA, riattiva le memorie spirituali, ne parlerò in un altro video, però è importante rimanere radicati alla terra, sentirsi liberi energeticamente, non assorbire i pesi degli altri, i dolori degli altri, le paure degli altri, essere nel pieno potere e come dicevo prima, parliamo sì del perdono per guarire l'anima, ma liberiamoci anche da ciò che causa eventi negativi nella nostra vita. In questo il Jolly è l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele è un angelo straordinario che sta aiutando le anime in ascensione ad evitare di soffrire ulteriormente, di stare male e di vivere il dramma della terza dimensione. È venuto il momento di alleggerirci spiritualmente per elevarci, innalzarci, entrare dentro di noi e per finalmente manifestare nel piano della materia, in una dimensione superiore, la nuova terra. Io spero di essere stata esaustiva. Per qualsiasi domanda scrivetemi, mi fa piacere. Io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo nel prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!